Ah, dimenticavo, se vi interessa questo van trivalente, mandatemi una mail, però mi raccomando, no perdi tempo, ciao, che Dio vi benedica. Salve a tutti ragazzi, allora oggi ho una proposta da farvi, veramente sono molto combattuto perché vorrei approfittarne io di questa occasione perché non lo so, ci sto pensando veramente alla grande, quindi prima mi togliete questa tentazione e prima vi ringrazio perché altrimenti cado in tentazione. Qual è la tentazione? La tentazione è quella di acquistare questo van. Ve lo faccio vedere bene adesso, è un van che io definisco trivalente. Perché è trivalente? È trivalente perché, allora, questo van io l'ho acquistato, questo pulmino per disabili, come potete vedere, e ha, ecco, lo faccio vedere, è un pulmino disabili e l'ho acquistato 6 anni fa. Perché avevo dei ragazzi disabili in parrocchia, ce ne avevo tre, quindi per farli partecipare all'oratorio ho comprato questo pulmino che ha sia la pedana laterale, cioè il gradino laterale, sia la pedana dietro, che adesso vi faccio vedere, per far salire le carrozzelle, le carrozzine. Quello è il gradino e questa è la pedana che non è dentro, ma bensì è sotto. Ah, è chiuso, adesso vi faccio vedere. Allora, praticamente io adesso lo voglio vendere. Perché lo voglio vendere? Vedete qui dentro com'è? È perfetto. Lo voglio vendere perché praticamente purtroppo un signore che era disabile è deceduto. Un altro ragazzo si è comprato la sua macchina, quindi non ha più bisogno di essere preso. E l'ultimo ragazzo praticamente è autonomo, ha la sua macchina, quindi sì, insomma è autonomo. Allora, questo pulmino è un 9 posti, compreso conducente. Perché trivalente? Trivalente perché? Allora, prima di tutto vi dico che questo è un mezzo trasporto disabili, quindi il bollo paga una settantina di euro. Quindi già questo è un vantaggio. Poi, trivalente perché? Qui c'è un sedile con quattro vite si smonta, con quattro viti si smonta. Di qua c'è un altro sedile con quattro sedili si smonta. Questi due, questo e questo, anche loro con quattro viti si smontano. Vedete sotto ci sono delle viti, adesso vi faccio vedere. Qui ci sono quattro viti. Con un trapano avvitatore praticamente ci mettete 3 minuti l'uno. Questo qui invece ha questo blocco, basta sganciare questo blocco e il sedile si toglie. Qui c'è un altro, in questa guida qui, alla fine di questa guida c'è un altro che adesso ho tolto perché ho fatto un carico. E qui ce n'è un altro, lo stesso, che si sgancia anche questo. Quindi ha tre sedili a sgancio rapido e 1, 2, 3 e 4 a sgancio un po' meno rapido, nel senso che devi togliere i bulloni. Quindi questo pulmino può diventare da carico, quindi ecco perché trivalente, uno da carico, quindi togliendo tutti i sedili, due da trasporto, perché mettendo tutti i sedili tu puoi andare a fare una gita con i tuoi amici o quello che vuoi, quello che ti pare, tre puoi allestirlo come camper, diciamo modulare, uno che ha un po' di manualità se lo allestisce come camper. Qui mette nei vetri delle tendine, insomma a suo piacimento, e se lo gestisce modulare, ci mette una piccola cucina, ci mette insomma la doccetta portatile esterna per l'estate, credo sì, e poi il bagnetto, il portapotti, insomma dopo te lo gestisci come vuoi, il letto come vuoi. Io al campeggio ci ho messo un letto qui, ci ho messo la cucinetta di qua. E praticamente ho dormito quando facevo il campo scuola con i ragazzi, ho dormito qui dentro il pulmino. Il riscaldamento non ce l'ha, però questo puoi, insomma, vedere tu come vuoi gestire. La tentazione mia qual è?
La mia tentazione è quella di prenderlo e la tentazione è grande perché siccome lo conosco, questo è un tetto alto, è un 5,50, quindi è una bella storia. Adesso siccome lo conosco, allora ragazzi, questa è stata fatta, appena preso la cinghia di distribuzione, perché come l'ho preso io, insomma, è questo disgraziato che me l'ha venduto purtroppo. Purtroppo le fregature si prendono e quindi mi ha fatto fare un giro di prova. Non mi ha fatto tirare il pulmino, nel senso mi ha mandato in un posto in salita e non sono riuscito a mettere la quarta, perché tra la terza e la quarta grattava. Io adesso, proprio l'altro giorno, l'ho ripreso dal meccanico, gli ho fatto sistemare il cambio, quindi adesso il cambio è perfetto perché ha sceso il cambio, l'ha aperto e ha rimesso tutto a posto. E poi gli ho fatto rimettere anche il motorino d'avviamento perché stentava un po' a partire e mi ha detto che insomma era finito il motorino, non era ingrassato, insomma non era stato fatto manutenzione e quindi il motorino era andato. Me l'ha sostituito nuovo, quindi il motorino è a posto. E quindi le gomme le ho cambiate l'anno scorso, sono quelle 4 stagioni, sono nuove della Momo. Poi che cosa ho fatto? Ah, pompa dell'acqua chiaramente quando ho fatto la distribuzione e poi le varie manutenzioni, l'ultima manutenzione l'avrò fatta sarà 3 mesi fa, insomma io con questo pulmino non è che ci ho fatto più di tanti chilometri, adesso ti faccio vedere quanti chilometri ci ho fatto, le chiavi dove ce l'ho qui. Allora, questo l'ho fatto riverniciare completamente e mi è costato all'epoca, non ricordo se 3.000 o 3.500 euro, perché comunque ogni pezzo c'aveva, diciamo, te lo dico sinceramente, una piccola ammaccatura. Io l'ho fatto riverniciare tutto per presentarlo comunque in parrocchia e non te lo nascondo, guarda, le cose che non vanno te le dico io. Allora, adesso questo c'ha 182.000 chilometri, d'accordo? Però, diciamo, ci ho messo l'autoradio. Ecco, gli interni stanno messi bene. E quindi, ragazzi, toglietemi questa tentazione, guarda, veramente. È un pulmino che va bene. Se lo volete, adesso non so come farvi sapere il prezzo, però sapete che sta poco sopra i 10.000 euro, quindi no perdi tempo, come si dice, perché non scendo di un centesimo, so io quello che ci ho speso, quindi bollo, no bollo, revisione fatta, quindi ragazzi guardatevelo bene, guardate che spettacolo, e guarda davvero per me è una grossa tentazione, guarda sto pensando di vendere Tabor e tenermi questo, sai, per la velocità, per la praticità, però non lo so, sono troppo affezionato a Tabor, però questa è una grossa tentazione perché so quello che ci ho speso, so quello che ci ho fatto, va bene? Questo è tutto, vi lascio con un filmato piccolo visto dall'alto con il drone. Ciao ragazzi e buon proseguimento. Ciao a tutti. Thank you.
Ah, dimenticavo, c'è anche un allarme nascosto, quindi top.